Al Penso col Sant'Arcangelo finisce 1-1, un punto che interrompe la striscia di vittorie del Venezia e che sicuramente va stretto agli uomini di Inzaghi, che comunque, nonostante questo mezzo passo falso, rimangono saldamente in testa al girone B della Lega Pro. Venivamo da 11-12 nelle ultime 13 giornate, insomma ne abbiamo vinte 12 e pareggiata 1. Chiaro che prima o poi doveva arrivare una partita un po' complicata, e niente, l'abbiamo rimessa in piedi, comunque non l'abbiamo persa, la squadra ha dimostrato carattere. Le cose al Penso non si erano messe benissimo. Al 40esimo gli ospiti erano passati in vantaggio con un'incornata di testa di Defendi su calcio d'angolo. La clamorosa traversa di Garofalo al 51esimo poteva anche far pensare ad una partita stregata, ma poi ad aggiustare le cose ci ha pensato il solito Geho Pazos, trasformando un calcio di rigore ottenuto da Fabiano. Una mancata vittoria che comunque non preoccupa in casa arancio-nero-verde. Sì, ha detto tutto nelle nostre mani, e questo comunque è un grandissimo gruppo, sono forti, la mentalità di questo gruppo è la parte più importante, più vincente. Ho speso tutta la settimana con loro, ho visto che comunque è un gruppo affamato di vittorie. È solo una partita, per cui insomma abbiamo ancora diverse, qualche partita che ci separa dal Padova, ma questo appunto non ci preoccupa. Vedo che comunque la squadra ha un buonissimo spirito, negli spogliatoi c'è un bel clima. E fra qualche giorno abbiamo anche l'appuntamento di Coppa Italia ed è chiaro che arrivati a questo punto ci piacerebbe poter portare a casa anche questo trofeo. Insomma, è solo una partita, va bene così.